DJ chiama Italia. Vai Serena, vai, un po', vai. Me la vai. Ricordo. Non mi fate cantare prima mattina. Come non ti fare prego. Cantare? Perché in un'altra radio non ha voluto cantare. Quindi ma invece sarà la passione entro mezzogiorno strapparti qualche nota. Dai. Va bene. Ma tu nasci cantante. Guarda, o non iniziate perché poi ti comincio a cantare per un'ora e mezza. Allora, sì. A 5 minuti non dalla fine. Dai. A 5 minuti dalla fine, guarda, te lo dico già da adesso, così hai tempo di organizzarti. Okay. Dove si fa? Cioè, quelle robe lì a cappella, cioè quelle robe lì dei provini di X Factor più o okay. meno. No? Come... Posso cantare? Tu sei una cosa grande, per esempio, una canzone bellissimo. Originale. Una roba che viene, bene se dai. Nasci cantante o attrice? È una bella domanda questa. Si fa fatica a inquadrarti nessuna un po' come personaggio. Sì. Perché nasce golf. Nasco golf, esatto. No. Cantavo nei locali a Napoli facendo piano bar con il gruppo rock. Facevo di tutto perché amavo cantare. E poi facevo anche laboratorio di teatro con un grande attore che è Giacomo Rizzo e andavo sempre lì a lavorare con lui. Un nostro lui. Biografo più tuo scrive Serena Autieri ha debuttato nel ruolo di una cantante emergente che entrava nelle vite esatto. di Palazzo Palladini nella prima serie di Un Vedi Posto al Sole. Confermi? Confermo. Nel cosa fai del film, Francesca? Chi sei? Sono la donna di Salvatore Ficarra. Stamattina sono completamente stonata. Sono la donna di Salvatore Ficarra. Okay. Che vale il prezzo del biglietto perché lui vestito da John Lennon. Sì, lui vestito da John Lennon è qualche cosa di perché incredibile. Si veste da John Lennon lui? Perché ha una passione insieme a Valentino Picone. Hanno una passione per i Beatles e hanno una tribute band. Sì, una tribute band che tra l'altro è vera. Cioè gli Apple Pies che sono la band che suona nel film sono veramente una band. Qualcuno sostiene che sono bravissimi, Beatles, la cover sono band degli esatto. Apple Pie. Sì. Sono veramente bravi. Sono... e quindi c'è questa lotta senza quartiere per tentare di far diventare quest'uomo adulto. Di insomma, però, risalire, diciamo, sì, certo, però certo. Impossibile, ovviamente. E tu, Serena? E io sono una donna manager che come l'uomo dico sempre si mette la cravatta al mattino, lei esce di casa e insomma fa il suo lavoro bella determinata, torna a casa e diventa una mogliettina cioè, quelle romantica col, quelle col Blackberry? Quelle col Blackberry proprio abbastanza insomma spietata, aggressive, sì. Sì, aggressiva. Donna in carriera esatto, torna a casa, si toglie la cravatta e diventa una geisha sì. E quindi non vede l'ora esistono, che arrivi così? Il marito esistono ancora? No, soprattutto no, con un pubblico così diverso dal privato in esatto, questo caso esatto. Nel caso del film no? E aspetta questo marito Peter Pan a casa per annunciare chi è il tuo marito nel film? Che il mio marito è Valentino Picone. Io, Picone esatto, io non riesco ancora a ricordarmi vale chi è Ficarra loro, e vale io non ricordo loro, i nomi guarda, Salvo Ficarra e Picone per tutti esatto. E due che io lo dico Valentino e Salvo Ficarra e Picone poi insomma lo sanno il pubblico c'è un po' di te nella vita privata di questo cioè nel privato tu sei un po' geisha no? Sì. Sì 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 forse qualcosa di Diana che mi ha fatto tenerezza è proprio perché una parte di me è così, mi piace dedicarmi alla mia vita privata, a casa, cucinare, fare la spesa, badare alla casa quando non lavoro, mi piace, mi fa sentire femmina. Posso dirlo? Non mi guardare così. No, io stavo aspettando la domanda, ma tu sei così spagnolaroni nella vita come nel film? Cambiamo, troppo facile sì. Così, troppo facile. No, volevo sapere da tutti e tre com'è questo Brizzi come regista, cioè nel senso... Niente è detta così, è evidente insomma, che... niente di no, che. Però insomma è uno che dirige, che vi sta molto addosso oppure uno che lascia fare? No, Fausto è una... È un regista molto intelligente che sa avere a che fare con i comici, uh-huh. Perché insomma i comici sono delle bestie che ti sfuggono da tutti sì, i sì, la sensazione buchi. È che ci voglia un regista specializzato per fare un film comico, sì, no? Cioè, soprattutto di uno disponibile a divertirsi, che abbia come dono, sì. Che porti in dono la leggerezza, okay. Perché insomma altrimenti trovi quelli che non sarà troppo, forse abbiamo, facciamone sì, un'altra un po' meno. Anche perché spesso le cose, invece... non dico le cose migliori, però tante cose spuntano mascano per improvvisazione, da un ciacco. Ha fatto qualche errore, come insomma c'è stata solamente una volta un momento di grande tensione sul set, quando abbiamo scoperto che ognuno di noi era venuto in separata sede a dire io penso che tu abbia una marcia in più rispetto agli altri. Allora c'è stata questa cosa, è un vecchio e trucco. Là non è stato intelligente. Lo fanno anche gli allenatori questo. si fa, lo faccio anch'io con quelli che lavorano anche in radio. Parlando di registi famosi, Clint Eastwood. Tu fai il negativo, tu sei il peggiore. Gli altri sono più bravi. Esatto.
Clint Eastwood e il doppio film di prima era Flags of Our Fathers. E invece un ascoltatore ci chiede se puoi fare l'imitazione degli Oasis pugliesi per ricollegarci un po' ai Beatles di Chicarra e Piccone. Esiste? È una roba che è un... Allora, sì, noi molti anni fa io facevo parte di un duo che... E tu sei cresciuto facendo televisione in Puglia? Sì, Telenorma, sì, con la mitica Telenorma. Eravamo in tre. Anche se due solamente si esibivano sul palcoscenico, il terzo è Gennaro Nunziante, che adesso come è il regista dei film di Zalone, certo. Esatto, che è stato potrebbe il nostro comprare autore Radio per... DJ, credo. Sì. Io penso che abbia già lanciato l'OPA. No, facciamo una parodia degli Oasis, sì? Che si chiamavano gli Oasis perché sì? Erano i fratelli Gallagher di Puglia, nati a Molfetta, che era il dialetto che in assoluto nelle sue finali assomigliava di più. E come faceva? Ma no, senza vergogna. Tu devi pensare che tra poco Serena canta e se stiamo studiando una cosa da far fare a Francesca, male che vada, la facciamo spogliare. Su YouTube trovi tutto. Dai, un amico mai, dai, insieme sta manendo. Vedi che se vuoi fai tu che cad, ma da c'hai in baci gli da mai. Avvertanza fatta taut, na fucciù tu che da paul. Le parole di Lernia, trema. Forse tu non sai, sicuramente non sai che io di cognome mi chiamo Di Molfetta. Pensa un po'. Non ho capito niente di quello che hai detto, nonostante le origini. Abbiamo fatto uno spettacolo a Molfetta e il sindaco ci ha regalato il dizionario italiano molfettese.